E in questo video andiamo, in questa live andiamo avanti con la caccia agli obiettivi di Detroit Become Human. Ora, ci sono due trofei legati agli extra. Uno è quello delle riviste, il classico trofeo collezionista, topo di biblioteca dovrebbe essere in italiano, bookworm. In inglese, e consiste nel trovare ovviamente tutte le riviste nel gioco per il quale servono più run. I hope you're okay today. Grazie, I know Chloe. sometimes things can be difficult, but I'm here for you. Grazie, Chloe. Le ho fatto off screen perché farci una live sarebbe stato veramente violenza, ok? Ci sono guide dappertutto, magari linkerò qualcosa in descrizione nel video su YouTube, potete trovarle lì se siete anche voi dei completisti, se state giocando a Detroit, se non avete già cercato per conto vostro, ovviamente, perché non è che devo dirvela io una cosa così ovvia. E quindi niente, quello è un trofeo che viene dato per aver trovato tutte le riviste e non ve lo mostrerò come fare. L'altro invece che ho ottenuto senza nemmeno sapevo come si sarebbe ottenuto, cosa bisognava fare per ottenerlo, ma non pensavo che ci sarei riuscito, invece sì, è quello di spendere 20.000 crediti negli extra e io l'ho spesi perché in realtà volevo sbloccare altro per curiosità mia. Questo video sarà dedicato agli extra. Guarderemo gli extra e bene o male, grazie, con il pretesto dei trofei dedicati agli extra. Non ci metteremo a leggere tutte quante le riviste, ovviamente, The se vi va. most important thing is not to live, but to have a reason to live. That's a quote from Jean Giono, a French writer. Ecco, sono contento di averla interamente questa citazione perché iniciava. Cioè, lo scorso video iniziava con solo la sua parte, è una quota di JoJo. Tra l'altro, già che ci sono, sì, grazie Twitch, già che ci sono, ecco, non avete visto perché stavo preparando il titolo della live prima di iniziare, e quindi non ho usato il controller per un po', e quindi Chloe ha avviato un test del controller che ha vibrato per un po'. E poi vi ha detto che era completato e ci ringraziava per la collaborazione. Bellissimo. Bene, accesso alla sezione extra. Le riviste vi faccio solo vedere che ci sono tutte, 46, 46. Alcune, perché ovviamente alcuni titoli ci sono solo in base alle nostre scelte, ovviamente, come quelle sulla rivolta di Detroit, che io in blind non avevo fatto perché sono stato pacifista e quindi ho dovuto rigiocare buona parte, l'ultima parte, gli ultimi capitoli per poterle poi ottenere. Bella domenica pomeriggio passata a casa in compagnia della serie Mood, no, non era muta perché non stavo facendo live, in compagnia della serie e del fantacalcio mentre andavo avanti con la storia. Ecco, questo vi farò vedere giusto questo. Questo è il giornale, la rivista che ci avrebbe fatto mangiare la foglia, fondamentalmente, che ci avrebbe fatto capire che è Alice, che probabilmente, poi non vorrei sopravvalutarmi, però probabilmente ci avrebbe fatto capire che Alice in realtà era una bambina. Non era una bambina, ma era un androide. Primi bambini androidi. Personalizzabile. LED rimovibile. Niente cibo, niente costose babysitter. Lei, tra l'altro, sì, non. Oh Cristo, non me lo ricordo. Lei cena, lei non mangia. O mangia, finge di mangiare. Boh. Le sue necessità possono essere sospese premendo un pulsante, esattamente come un giocattolo. Non è la migliore delle pubblicità, è proprio, cioè serve proprio per farci capire, per farci. Non va. E vabbè. Tra l'altro, LED rimovibile. Porca miseriaccia ladra. Tutti i LED sono rimovibili. Abbiamo visto. E questo noi non l'abbiamo trovato nella blind perché è successo
Questo. Tra l'altro questo chissà se è il modello del computer o è una vera foto. Sì, sembra, oddio. Chissà se è la vera foto dell'attore su cui è modellato Carl Manfred. E quindi noi abbiamo letto questo. Ah, ci pigna. Ok. Bene. Quello che mi interessa vedere oggi. A parte i bozzetti grafici che avevamo visto, quelli sbloccati. Ah, li ho sbloccati tutti. Ma palaguanti. Giusto, ecco come ho fatto a spendere 20.000 crediti. Vediamoci i bozzetti grafici e poi ci guardiamo i video, dai. Guarda che roba. Qua, quando qualcuno è un artista. Ecco così, andiamo in un po' più di giustizia. Poi si vede che dietro c'è un gran lavoro. Si vede che dietro c'è un gran lavoro. Nel senso che è un lavoro di qualità, ecco. Poi, quando sei all'interno del mondo di gioco e ti sembra davvero, cioè, senti, percepisci che è viva la città, è reale. È realistica, ci credi. Anche una stanza come questa, con le mattonelle sparse, la polvere, cioè nulla è lasciato al caso. Per quanto sia disordine, è un disordine studiato, è un caos studiato alla perfezione. E Heavy Rain! Ma guarda il flipper di Heavy Rain! Che figata! Chissà se nel gioco anche c'è. Non ci ho fatto caso, cavolo, lo devo andare a vedere. Cioè, con questa preparazione alle spalle, una creazione dei livelli e poi della scenografia così accurata, così precisa, così studiata. Poi forse noi con Mauro nella blind siamo stati distratti, distolti o comunque concentrati alla ricerca degli errori di trama, dei buchi di trama, delle illogicità di trama che non abbiamo sempre fatto caso alla meraviglia di quello che ci circondava. Verso la fine forse sono stato più attento a quello. Ma te fa. Cioè. Guarda che bello. Ah, c'era un cadavere, vero? Guardate che bello, te ne fa dimenticare, cioè ti fa immergere nonostante al di là dei buchi di trama, al di là dell'ambientazione fantascientifica, distopica, utopica, futuristica, una Detroit, ma non solo Detroit, non solo la città, anche gli ambienti chiusi, così dettagliata, così realistica, veramente viva, palpita, si sente. Che schifuzz! Poi in realtà ha preso l'occhio, non ha preso concept art. Chissà se c'è. Ma non me lo dice cosa c'è. È veramente un'esperienza immersiva, totalizzante, da pazzi. Bellissimo. Finito. Passiamo a quello successivo. Queste sono foto, cioè molto probabile. Sciocco. No, sciocco al quadrato. Ecco. C'è un lavoro dietro, ragazzi. C'è un lavoro da sopralluoghi. Gerico, ah, io c'ho scritto Gerico. Poi, ovviamente, queste sono delle concept art. Io immagino precedenti. Guardate anche qua sotto, i murales, i graffiti. Cazzo, cosa che si vede anche nella cattedrale. Poi, ovvio che non tutto, dicevo, essendo queste probabilmente precedenti alla lavorazione.
non tutto sia stato riportato perfettamente in maniera identica, magari qualcosa è stato anche cambiato. Tra l'altro, queste coltivazioni sui tetti viene parlato in una rivista, un po' come succede a Tokyo, che recuperano ossigeno coltivando. In realtà no, però non era per l'ossigeno, ma proprio per le coltivazioni per avere cibo naturale. Urban Farm, sì. Ok, queste sono più. Questi sembrano. Ecco, questi. No, questi sono fatti al computer, ok. Direi che sono fatti al computer. Che. Oh, che figo! I droni per portare le piante. Ecco, vedere questo modello. Destra. Mi ha fatto ricordare quando Akira Toriyama in un'intervista diceva che lui quando creava macchinari stava molto attento, lui, soprattutto nella prima serie di Dragon Ball, quando con Goku bambino ci sono molti macchinari, molti robot, non cyborg o androidi, proprio dei robot, quelli del, no, del Team Rocket, della Red Ribbon. E lui diceva che quando immagini un macchinario devi immaginarlo come se funzionasse davvero, quindi se ci fate caso, adesso c'ho Dragon Ball qui sopra, però non mi posso mettere a cercare le vignette. Lui sta attento a tutte quante le giunture, le articolazioni, i pezzi, come se fossero tutti funzionali, come se la macchina dovesse funzionare davvero. E quello lì, e qua i ragazzi di Quantic Dream si sono fatti anche loro le loro belle ricerche. Comunque ci hanno prestato particolare attenzione, giustamente, sia nei cyborg, negli androidi nudi, diciamo, sia anche nei droni, eccetera, eccetera. Ma giusto, cioè. Dico come se fosse chissà che, ma in realtà. Porca miseria, guardate qua. Guardate qua. Visto, forse questo è precedente, perché qua sotto, a sinistra, vede che c'è quel rom con un quadrato in realtà ruotato giallo, che si vede dalla giusta prospettiva solamente, comprende anche le tre colonne. Anche nel gioco c'era simile, con due colonne, anche se era tutto sul lato sinistro, però come sappiamo il simbolo era diverso. Anche questo, sostanza è diversa in realtà, lì in fondo ci sono due passaggi, due aperture. Ed ecco qui Jericho, che invece mi sembra proprio para para, come poi è rimasta nel gioco. Tra l'altro, ecco, noi protestavamo tanto con c'è una cazzo di nave con scritto Jericho gigante su una fiancata. In realtà, quando loro dicono solo un androide può trovarla, perché la strada che fa Marcus, oltre ad essere estremamente difficile, complicata e impossibile da immaginare a un essere umano, cioè è una specie di labirinto, ti porta a vedere sì il nome della fiancata, scusate, la fiancata della nave con il nome Gerico, ma solo se arrivi da quella parte lì, da quel percorso lì, che puoi ritrovare solo se sei un androide. In realtà è vero che tu da androide c'hai indizi. C'hai indizi, sai dove cercare i prossimi simboli, perché il simbolo in realtà si vede anche a occhio nudo. Però ecco, i riferimenti che c'ha Marcus in mano, in effetti, se non li avessimo avuti, saremmo ancora a girare per Detroit. Perché poi, come abbiamo visto, Rose, che gli fa trovare Jericho, nonostante non sia un androide, arriva dall'altro lato, arriva dall'altro lato, dall'altra fiancata dove il nome non c'è. E questa è una nave in disuso, non è un molo questo, io non so che cazzo sia, molto probabilmente è un molo, ma sembra in disuso, quindi magari è andato perso anche il nome Jericho del regista. È stato perso. Si trovava appartenente a una nave commerciale, un mercantile, non più in uso. Insomma, vabbè, c'era, ma non era così semplice come potevamo pensare, dai. Qualcosina, adesso a mente fredda, qualcosina. Ah no, porca puttana, niente ragazzi. Smentito subito. Porca troia. Poi non lo so, perché magari magari nel gioco non ci sta quella scritta lì Jericho. Io mi ricordo, rigiocandolo sempre per i trofei, mi sono ricordato che siamo arrivati da questa parte qui e non c'era il nome sulla fiancata, quindi ho ricollegato un po' tutto quello che era stato detto.
Cazzo, spero che non ci fosse il nome lì, perché se no dai, cazzo, uno cerca di aiutarmi in tutti i modi, ragazzi. The Quantic Dream. E poi invece autogol. Perché c'è una donna nuda? Cosa ci sei? Ah, vabbè, cosa ce ne fanno gli androidi? Questo era chiaramente dei marinai. Fin troppo casta la foto. Gesù. Non c'era però questa location, mi sembra. Anche qui è un pelino diversa. Vabbè, è un po' più piccola questa stanza. Concept art molto figa. Rise molto figa. Lucy. Ah, guarda come doveva essere. Doveva essere molto più simile all'oracolo di Matrix. Lucy, adesso c'è la mia faccia e non posso toglierla, però direi che si vede lo stesso. Sono molto diverse. Sono molto diverse. E l'aspetto, anche semplicemente le scarpe, l'aspetto è più materno, il suo. Mentre invece di là è molto più moderno, è molto più Blade Runner. Molto più Blade Runner. Non lo so, non lo so. Cosa ne pensate voi? Quale avreste preferito? Quale preferite? Al di là dell'aspetto estetico, attorno, secondo me, in tema, secondo me ci sta quello che hanno scelto alla fine, anche questa testa, questo cranio aperto con i cavi che escono, in stile che la fa sembrare quasi un Predator. Comunque molto più cyberpunk, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto veramente, veramente molto. Una vera anatomia degli androidi non mi dispiacerebbe. Ah, quello è Connor infiltrato. Josh è North, quella è. Potrebbe essere solo North, oppure è una generica. Dagli abiti sembra North. Quell'altro è Josh, direi sulla destra, non solo perché è di colore, ma anche pettinatura e il colore della maglietta. Quello è Connor, però non sembrano gli stessi attori. Forse ho concettualizzato prima del casting. Ah, abbiamo finito il pacchetto 5. Pacchetto 6. Eccola la casa di Slatko. One way, senso unico verso casa di Slatko. Addosso alla casa bisogna andare. Ah, anche qui era un po' differente. Poco poco, eh. C'è quell'orso lì, il quadro è diverso. L'orso in realtà è stato sostituito dallo struzzo con quel robo sopra. Io queste cose le so solo perché ho appena rigiocato la prima parte di quel capitolo. Perché non c'era il video della blind che l'abbiamo perduto. E quindi ho dovuto rifarlo. Non in blind. Non sono nemmeno riuscito a rifarlo uguale. A parte, se siete qui forse l'avete visto, però vabbè. La timeline è così contorta, qualcosa del genere. La linea temporale, boh. Yaslor. Oddio, che cazzo è quella roba lì? Uno dei mostri di Slatko. Scantinato, con le brr, con gli androidi fondo che si muovono. Ah, beh, questo era molto molto diverso. Molto diverso. Non avevano ancora pensato a come farla scappare, probabilmente. Che così è impossibile che riesca a causare il cortocircuito con le mani ammanettate, con i polsi ammanettati dietro la schiena. Come infatti la ricavi. Poi quella telecamera lì, chissà che c'avevano in mente. Brrr. Questo è diverso. Figo. Anche Slatko è diverso. Però vabbè, prima del casting ci sta. Oddio, le budella che gli escono. Non me le ricordavo. Ok, Luther.
C'ho giusto qualche la pettinatura un po' diversa. Fighissimo Luther, mamma mia. Eccolo. Oddio. Quello in mezzo sembra proprio un mafiosetto russo. Quello a destra, no, dai, non si può via sul serio con quella crapa pelata così, dai. No. Direi che alla fine il primo, questo qua, è il più adatto, il giusto compromesso. Perché alla fine sarebbe stato inappropriato anche quello al centro, troppo barone. Sarebbe stato più ridicolo. Ma questo mi ricorda Heavy Rain, se non fosse per quel taxi. Futuristico. Il capitolo tolto da Heavy Rain. Quello lì dell'impagliatore, l'imbalsamatore, come si chiama. Tra l'altro ho appena finito di scaricare Beyond Due Anime, che in futuro in programma c'è, cioè, di giocare anche gli altri due giochi, Quantic Dream, rigiocare. Per quanto Heavy Rain mi piace più di Beyond, però quello me da PlayStation Plus a gratis. Casa del nostro svenutissimo Hank, consumo che lo va a riesumare. Oh. La scelta della camicia. Non abbiamo scelto quella che volevano loro. Che bello. Le ciabatte diverse, queste non ci ho fatto caso. Tutte le versioni. Forse anche di più. È finita anche questa. L'Eden's Club. Emozionante. Ok, togliamo un attimo i suoni e le notifiche. Mi si è scaricato l'orologio, mi arrivano i suoni dal cellulare. Wow. Wow! Ma che figata, sembra un catalogo. Però così come fai a toglierlo? Se è un pezzo unico così, è troppo macchinoso, troppo laborioso. E possiamo stare a perdere tutti questi tempi. Tutto sto tempo. Cioè, già è tanto che siano vestite. Se vai. Io posso capire strada Amsterdam, che non è che possono mettersi nude in vetrina, però qui sei all'interno di un club, devi scegliere il prodotto. E se non c'ha la depilazione come la voglio io? Sia lui che lei. Carino sto capitolo, quello stealth. Non ci ho capito una cippa io, però è stato carino. Fighi. Madonna, sono fighi anche quelli dei. Cioè, anche i magazzinieri, oh. Cioè, con tutto il rispetto, perché l'ho fatto anch'io come lavoro, ma guardate che tute strafiche che c'hanno. Altro che. Più che altro era per sottolineare la non figaggine dell'abbigliamento. Potrebbero avere anche sta figaggine. Sarebbero fighissimi, guarda là. Sembra un cazzo di pilota dei Transformers, che non c'hanno i piloti, però vabbè, cioè, ci siamo capiti. Ok. Sableye. Ah, ha fatto Detroit addirittura. AN1, AN1. Wow. X-Men. 8, quanti pacchetti già abbiamo? 12, dai, abbiamo quasi fatto. Pirate, il covo dei pirati. Perché non vedo l'ora di vedere i video. Era diversa Alice.
Alice era diversa, era di colore, l'avevamo visto infatti nei primi bozzetti all'interno della blind run, mi sembra alla fine del video 3. E poi oh, hanno castato giustamente l'attrice migliore. Non penso sia whitewashing, ok? Soprattutto in questo capitolo in cui c'è davvero spazio per tutte le etnie, tutti gli orientamenti sessuali, tutto. E lo dico solo, poi, cioè in Italia non ci stiamo ancora ponendo questo problema. Sicuramente non in maniera pesante, eccessiva come in America. Tuttavia, visto che, cioè, può essere un dubbio, perché nei bozzetti era una ragazzetta di colore e poi invece è stata bianca? Casting. Casting. Già comunque dimostravano multiculturalismo. Non davano per scontato di farla caucasica prima del casting, anzi. Beh, Cara era per forza Cara, perché è la stessa attrice del trailer che stiamo per vedere. Marcus, questo è. Forse avevano già pensato, se lo sapevano già chi l'avrebbe interpretato. Perché sembra proprio lui, a meno che questo bozzetto non sia successivo. Amanda non si sa. Oh! Non sto uploadando? Che è successo? Bitrate è ottimo. Bene. Uploadando, non sto trasmettendo, andava bene così. Wow, magari quando facevo la guardia. E se così fighe. Non ero armato io. Però, diciamo, insomma, c'avevo ste polo di merda. Sti particolari non carini. Ah, questi sono Josh, Simon e North. Marcus è veramente identico all'attore che poi l'ha interpretato, forse perché la pettinatura. No, però gli ci assomiglia anche gli occhi, insomma, ci assomiglia. Che fighi! Ah, non sarebbe stato, beh, troppo inquietante, però nero sarebbe stato figo. Ah, quello in mezzo è il migliore. Sembra un po' Iron Man. Non ci siamo fatti sbarare lì. Oh mio Dio, il bitrate è impazzito. Oh mio Dio, il bitrate è impazzito. Beh, sono 1460 però, dai. Rose. La casa di Rose. Anche Rose qui è un pelino diversa dalla Big Mama che poi hanno scelto. Oddio, non voglio. Mamma mia. Sorvoliamo. Eh beh, tutt'altro direi. Sì, tutt'altro. Sono fighissimi proprio i vestiti, cioè. Sono fighi proprio come sono vestiti. Potrebbe quasi andare bene anche su Guerre Stellari, anche in uno Star Wars. Provo a parlare italiano, eh. Mi sforzo, non è la mia lingua madre. La mia seconda lingua. Io vieni il subbuteo. Oddio. Ok, meno male che hanno scelto quella a destra, che indica la via, l'uomo che indica la via, e non l'inchino. Non l'inchino, ok, gli ultimi tre ci riguardiamo dopo, guardiamoci un po' dei video adesso, animiamo un po'. Eccola qui. Vai cara, non posso togliermi la faccia. Guardo come vai. Penso di averlo visto io quando uscì, ovviamente. Siamo tutti in fregola, quindi c'ho io quanti dream. Siamo ancora, dream. Siamo ancora. Chissà quale sarà il prossimo. Adesso.
Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm the third generation AX400 Android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages, and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization check. Now, can you move your arms? Upper limb connection checked. Now say something in German. Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un Android de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Sakura, Sakura. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm gonna have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I want to live. I'm begging you. Go and join the others.
stay in line, okay? I don't want any trouble. Thanks. Ricordavo di averlo visto, forse l'ho visto, però non me lo ricordavo. Ecco, questo Kara era un trailer tecnico per mostrare la potenza di Quantic Dream in real time su PlayStation 3, se non ricordo male, 2013. Potrebbe essere precedente a Beyond. Non me lo ricordo. Quello che controllavo a PC 400 anche in Detroit. Questo non me lo ricordavo proprio. Questo era semplicemente un trailer tecnico. Poi David Cage ha detto: bah, però possiamo tirarci fuori qualcosa di carino. E in effetti sì. In effetti sarebbe stato figo anche sviluppare dal trailer. Però è stata presa una direzione completamente diversa, perché in realtà questo che viene mostrato nel trailer, a parte che come... ecco, due cose. Come fa a essere una partner sessuale se non c'ha manco i capezzoli? Infatti che se copre con le mutande il reggiseno? Non c'ha, a parte l'apparato genitale femminile... non c'aveva niente. Poi quando vedi quella roba sotto, cioè come fa? Vabbè. Ma quello è che non sembra proprio avere gli organi predisposti. Seconda cosa è che gli arm, le braccia che la montavano erano molto simili a Ferro. Mi hanno fatto pensare a Ferro Vecchio di Iron Man. Ed è probabile che siano ispirati a quelli, come è probabile che quelli siano ispirati a roba vera. Ora, trailer di debutto del 2015. Questo me lo ricordo molto molto bene. Ci lasciò a bocca aperta e creò veramente tanta aspettativa. Detroit, this is where it all began. The world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. Not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love.
to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. Yes. È un trailer che non c'entra un cazzo col videogioco. Perlomeno con la storia del videogioco. Porca Eva. Cioè, non c'entra una mazza. Ecco perché io non avevo visto allora il trailer, cara. Questo, il cortometraggio. Io avevo visto questo e ecco perché mi sembrava di ricordarlo, oppure no. Perché le scene iniziali di questo trailer di debutto 2015 sono pare pare a quelle del cortometraggio, che non esistono nel videogioco. Anche se i personaggi, avete visto, i personaggi che stanno nel video, nel trailer, gli attori sono quelli che poi si ritrovano anche nel gioco. Però lei in realtà racconta la storia di Marcus, fondamentalmente, più o meno, perché sto risveglio in fabbrica non c'è. Cioè è davvero, sia il cortometraggio che questo trailer sono due storie diverse da quello che c'è poi nel gioco. Perché lei, io me la ricordavo così dal trailer, quando poi l'abbiamo rigiocata me la ricordavo con i capelli corti, con questo abbigliamento, ma mi ricordavo il parcheggio degli androidi, eccetera eccetera. Ma lei racconta quella che poi sarà il ruolo di Marcus. Il ruolo di Marcus, vabbè, sarà figo informarsi, lo farò dopo. Scopriamo Detroit. Stavolta non spengo il microfono. When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. I sottotitoli. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around, how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, what the fuck's... Mi fa uscire. Non ce lo vediamo questo. Senza sottotitoli io non posso saperlo fa l'interpretariato live. Cioè, potrei, ma è un casino. Molto male. Peccato. Peccato. Perché non ci stanno i sottotitoli? Oddio, queste altre saranno uguali. Santa polenta. Vediamo un po'. No, non c'è scritto nemmeno una storia interattiva in italiano. Game after game, vabbè, ma we tried to challenge ourselves. For Detroit, so we stronzi. Wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending, stronzi, which is the most non-linear story. Creare tra storia uguale, musica tra... Vediamo questi corti qua, magari i corti ce l'hanno i sottotitoli. Che stronzi. Prima della storia del gioco, giustamente. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks, like cooking, housework, or managing your appointments, for example. Hmm. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? Kamsky does. I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the... Molto male. Molto male. No, ragazzi. È inutile che ve li faccio vedere. Finiamoci i pozzetti. Oh mio Dio, ma forse anche il... No, gli altri ce l'avevano i sottotitoli. Oh cazzo, ma...
Ma gli altri video che abbiamo visto nemmeno c'erano i sottotitoli, non ci ho fatto caso. Oh cazzo. Oh cazzo, ma manco questi. Ma perché non ci ho fatto caso? Cazzo. Porca merda. Vedi l'abitudine. L'abitudine a giocare in inglese. Guarda roba in inglese. Che figo che sono. Guarda roba in inglese senza sottotitoli. Non ci ho fatto minimamente. Perché quest'altro sì? Perché era un documentario. Quindi, non, quindi mi aspettavo che fosse in inglese con i sottotitoli in italiano. Questo invece. Sì, mi aspettavo la stessa cosa, ma l'ho data per scontato. Cioè, l'ho data per scontato. Nell'altro l'ho cercato i sottotitoli. E in questo no. Ah, cipigna, sorry. Che flash, ragazzi. E ora è magna. No, beh, ancora presto. E finiamo già a guardare sti pozzetti. Che dobbiamo fare? Poi nel caso farò un altro video con sti cosi. Con gli altri extra. Molto male, peccato. Ma un po' la casa dei Kamsky. Che roba completamente diversa da quella che era nel gioco. Quella vagina lì sul muro. Vabbè, le Chloe già c'erano. Un po' diverso. Che figo, questo è completamente diverso. Oh, il camino, mamma mia! E tutti quegli schermi, è molto diverso concettualmente. Anche il fatto che la piscina sia azzurra e abbia una parte addirittura all'aperto. Eccola, Chloe! Amanda. Wow. Qui ancora non c'avevano l'attore. The Gamsky forse sì. Cos'è questo? Ah, cazzarola. Questo non lo so cos'è. È Carl. È Carl Manfred. È quello che succede appena prima la notte dell'anima. Cioè all'inizio della notte dell'anima. Quando nella blind che abbiamo fatto lui va sul al cimitero. E mo quando dovrò rifare la run per tutte le morti di Connor, se non è precedente, perché io nella blind sono morto la prima volta, quindi ripartirò dalla seconda, dall'interrogatorio con l'androide trovato nel soffitto. Che però è successivo. Beh, magari lo rigioco e faccio morire Carl solo per vedere quello che succede dopo. A meno che abbiamo un po' di cosine. Ma no, però dopo. Beh, tanto mi tocca rifarlo lo stesso, la fuga dall'aldilà. Stiga. Ah, questo sì. L'attacco al quartier generale della Nerf. Al Geofront. Jericho. Rising. Vuole wow, livelli volo shield. No. Più l'aereo degli Avengers. Wow. Madonna, che torre enorme. Wow. Paletta, ma allora anche quella statua lì è gigantesca. Sembra Dubai. Figa, voglio vedere quest'isola vera lì a Detroit com'è in realtà. Le bianche hanno fatto molta più scena. Questi si confondono con il pavimento.
Oh, questo deve essere il campo di concentramento. Che io devo aver visto solo di sfuggita. Smaltimento, scusate. Durante la ribellione, solo da fuori. Sto scorrendo veloce perché non voglio spoilerarmelo troppo. Ah, ma è una cosetta così, pare una pista di pattinaggio su ghiaccio. Questo un po' meno. Figa, ma li compatta come... come le auto. Grande Marcus. Beh, questo è l'attore proprio. Questa potrebbe essere una concept art. Questo è diverso, sì. Questo è diverso. Sì, un attore diverso. O è comunque un modello diverso. Merda, che armature strafiche. Peccato non servono un cazzo contro le mani di plastica degli androidi. Bello, ragazzi. Bello forte. E siamo arrivati. Sono veramente... Ah, queste sono le dei personaggi. Con le spiegazioni. Sono veramente, veramente dispiaciuto dei video. Io avevo per scontato che ci fossero sti cacchio dei sottotitoli. Come fai a non metterli? Cioè, boh, mi spiace davvero. Variazioni che vorrà dire. Ah, è l'ambientazione. Ah, wow. Vabbè. E qui sul nostro buon Connor ci salutiamo per questo capitolo extra della caccia ai trofei. Non è andato proprio come speravo. Anzi, vi faccio salutare da Chloe. Me ne mancano ancora un bel po' tutti quelli che non ho incontrato. Eccola. Questa dovrebbe essere la nostra. Eccoci. Eccola qui, la prima. Ciao ciao. La prossima. Piacete il video? Condividete, commentate, iscrivetevi.